È stato pubblicato su Nature Cell Biology lo studio di un team padovano di ricerca sulle iPS cells. Grazie alla microfluidica, una tecnologia che permette di coltivare le cellule in piccoli tubi di silicone biocompatibile, sono state infatti generate cellule staminali pluripotenti indotte con stato di sviluppo primitivo. Hanno caratteristiche simili alle cellule presenti durante la prima settimana di sviluppo di un embrione umano e si potranno utilizzare per lo studio in vitro di importanti malattie genetiche. I ricercatori padovani sono i primi ad ottenerle efficientemente a partire da cellule adulte e non da embrioni umani. Le IPS cells, le cellule staminali pluripotenti, sono di grande interesse per la comunità scientifica e hanno un'enorme rilevanza in ambito biomedico. Possiedono la straordinaria capacità di poter dare origine a qualsiasi cellula del nostro corpo, dai neuroni alle cellule beta pancreatiche, queste ultime ad esempio in grado di rilasciare insulina se aumenta la glicemia. Le cellule staminali pluripotenti indotte vengono generate a partire da cellule adulte del nostro corpo, sangue, biopsie cutanee o addirittura urine, in un processo chiamato riprogrammazione. Sono utilizzate nei laboratori di tutto il mondo perché sono esse stesse modello di studio per le malattie o fonte cellulare per terapie avanzate di medicina rigenerativa. Da sempre però le Ips cells utilizzate nella ricerca sono eterogenee, prodotte nello stesso laboratorio in tempi diversi, possono comportarsi in modo diverso, inoltre la loro riproduzione è laboriosa e costosa. Un altro grosso problema è che comunemente sono utilizzate in uno stato di sviluppo leggermente Avanzato, paragonabile alla seconda settimana di vita embrionale, quindi non permettono sempre di ripercorrere tutti gli eventi molecolari che portano allo sviluppo di una patologia. Il team di ricerca padovano, composto da Graziano Martello del laboratorio di cellule staminali pluripotenti del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e da Nicola Elvassore, del laboratorio di ingegneria delle cellule staminali all'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, grazie alla microfluidica, ha ottenuto cellule staminali a partire da cellule adulte più immature di quelle attualmente utilizzate, con importanti risvolti per applicazioni future.